Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro una buona giornata con tante attività divertenti, in bocca al lupo e buon divertimento con i vostri cari. Oggi è giovedì 22 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Bilancia, dall'amicizia all'amore. Salto in lungo. Se per trasformare una bella amicizia in una storia appassionata ci manca ancora qualche metro. Oggi, sobillati dal trigono di Marte e dalla Luna focosa, vi dimostrate esperti in salto in lungo, bruciando con una mossa tutte le tappe. Sorpresi voi più dell'amico barra divenuto improvvisamente amante, vi guardate stupefatti, chiedendovi senza fiato se sia successo per davvero. A volte la caipirina, bevuta golosamente dopo settimane senza aperitivo e per di più senza stuzzichini, fa brutti scherzi e ora forse la lucidità non appare tra i top 10 delle vostre buone qualità. Segreti faticosi da mantenere, ma in un ambiente pettegolo come può esserlo un ufficio, un centro estetico o un parrucchiere, conservarli diventa gioco forza, ne andrebbe della vostra immagine. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordie e litigi, contrasti e zuffe, è un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. Oggi il vostro umore avrà alti e bassi, siete decisamente stressati e meritate un buon periodo di riposo. Fate pulizia tra le amicizie e mantenete solo quelle che giudicate decisamente sincere. Oggi siate irremovibili e intransigenti, o vi chiedono scusa oppure lasciate perdere e troncate netta ogni discussione con cui vi vorrebbero incantare. Avete ragione su tutto e non potete sopportare per niente quello che vi hanno fatto. Aprite il cuore al vostro partner o alla persona che vi interessa e che amate. Nessuno saprà capirvi meglio di chi vi vuole bene o interessato a voi. Giorno da dedicare al relax facendo qualche sauna o un bagno rilassante e profumato. Ascolta musica soft. Lettere, telefonate, SMS. Comunicherai con amici che vivono lontano. Qualcuno ti confiderà dei segreti. L'aiutare gli altri ti renderà felice. Se fino ad oggi avete ricevuto risposte negative da banche e finanziarie, da oggi, con Urano e Giove favorevole, potreste pensare di ritentare e soddisfare così il vostro bisogno di denaro liquido. Oggi potreste avere un'occasione che aspettate da tempo per parlare con qualcuno che vi sta particolarmente a cuore. Siate decisi e mostratevi convinti di ciò che affermate. Non fate marcia indietro su una decisione già presa che riguarda qualche amicizia, in fondo avete ragione voi e accettare una certa situazione potrebbe, alla lunga, spodestarvi della vostra personalità. Oggi l'amore vi potrebbe dare qualche soddisfazione. Fate attenzione però a non pretendere molto dalle persone e ad abituarvi a essere più comprensivi. Questa sarà proprio la giornata dedicata all'amore. Dando il meglio di voi, farete felici anche chi ha sempre creduto in voi. Qual è la ragione della vostra calma? Una grande conoscenza del vostro lavoro e la padronanza dei vostri mezzi. Una relazione professionale potrebbe prendere una piega diversa e trasformarsi pian piano in quello che desiderate. Sotto i riflettori questa giornata di primavera c'è il vostro calore umano e la vostra capacità di prendere in mano le situazioni per risolverle brillantemente. Il lungo passaggio di Giove nel segno amico dell'Acquario. Passaggio iniziato ormai nel dicembre scorso e che si concluderà a dicembre prossimo 2021, vi sta formando, nel sapere trovare spesso le soluzioni geniali che ad altri sfuggivano, specie se siete nati nella bilancina terza decade. Ora educati alla luce di questo transito planetario, potete contare su quel tesoro che si chiama esperienza. Durante la giornata di oggi in amore converrà agire con calma e cautela se non volete litigare. Ottimi spunti e sintonia con Leone e Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono questioni legali da risolvere il prima possibile e nel migliore dei modi. I Bilancia dovrebbero agire con calma in amore se non vogliono correre il rischio di litigare. Sintonia con qualcuno del Leone o del Sagittario. Sul lavoro c'è qualche piccolo intoppo dal punto di vista legale, ma niente di irrisolvibile. Meglio risolvere tutto subito, anche perché via il dente via il dolore. In tutto quello che farete oggi dovrà esserci passione ed amore,
proprio come è nel vostro stile. Siete infatti persone di grande ardore e dovreste dimostrarlo anche a coloro che non vi conoscono e che vi hanno scambiato per delle pecorelle. Il vostro carattere così mite, infatti, potrebbe aver fuorviato il giudizio di taluno su quello che è il vostro reale potenziale, sia personale che professionale. Non sanno quanto si sbagliano, ma soltanto voi potrete mostrarglielo. La prudenza oggi non è il vostro forte, in compenso avete grinta, incisività e un fascino che non si discute. A donarveli la luna in sestile e Marte in trigono, grazie a loro guardate il mondo attraverso lenti rosa shocking. Se però esagerate, fatto non del tutto improbabile, tranquilli, provvederà Saturno amichevole a tirarvi le redini. Amore ed Eros, nella sfera delle amicizie qualcosa è in fase di cambiamento e lo sapete bene, sentite la fiamma della passione divampare per qualcuno che conoscete da anni. Era un semplice amico, simpatico, complice, ma nulla di più, e invece ora. La vita è ricca di sorprese, seguite l'onda senza opporre resistenza. Le coppie metteranno da parte i dubbi legati al rapporto lasciando spazio a nuove possibilità. Alle porte novità che portano il buon umore e capaci di appianare discussioni che sembravano infinite. Se avete una nuova relazione, sarà Saturno a offrirvi la stabilità e le prospettive di programmazione che merita. Non vi fate frastornare da ciò che l'ambiente esterno vi suggerisce e valutate, insieme alla vostra metà, le possibilità reali che vi si aprono per un futuro assieme. Questo in maniera più incisiva se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 30 settembre al 4 ottobre. Altre persone saranno automaticamente attratte da voi oggi, grazie alla vostra natura affidabile e laboriosa. Questi aspetti della tua personalità saranno apprezzati e, per questo motivo, siete in grado di esercitare un grande potere sul posto di lavoro. Lavoro e denaro, oggi la logica è andata in vacanza, lasciatela fare, anche lei ha bisogno di relax. A compensarla un intuito prodigioso, le vostre antenne seguono la giusta direzione, sicure di non sbagliare. Competitività quasi scontata da parte dei colleghi, ma dagli amici proprio non ve lo sareste mai aspettato. Teneri invece i rapporti tra fratelli, sfatando il vecchio proverbio che li identifica con i coltelli. In un quadro planetario piuttosto discreto non dimenticate che il pianeta dei beni, Giove, è tecnicamente in posizione per voi favorevole. Fate però ugualmente attenzione a come muovete i vostri soldi in spese piccole e grandi quest'oggi, specie se appartenete alla prima decade. Benessere, più sensibili all'ambiente, vi basta una vibrazione pesante o negativa, un luogo denso di ricordi o la vicinanza di persone stanche o depresse e subito cambiate umore anche voi, senza una ragione personale, solo per puro contagio psichico. Aiutino dal mondo minerale, un'ossidiana portata all'altezza del plesso solare. Gli impegni sono una routine, la giornata scorrerà via veloce ma il vostro umore comincia a perdere colpi, vi sentite giù di corda. Per svoltare la giornata può essere sufficiente un caffè in compagnia. Per lei, bollettino stradale, autostrada del cuore trafficatissima, ingorghi al casello d'entrata e a quello d'uscita. Ma chi siete, la maga Circe, oppure Lucrezia Borgia? Per lui, preoccupati per i vostri figli hanno perso il loro bel sorriso, diventando inquieti, al punto che respingono persino gli amici. Li capite e li sostenete, ma forse converrebbe sentire lo psicologo. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 9. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.